15 ottobre 1923 nasce a Cuba Italo Calvino. La sua famiglia torna in Italia nel 1925, ma Italo, senza completare gli studi, partecipa dopo l'armistizio alla Resistenza e narra tale esperienza nella sua opera prima Il sentiero dei nidi di ragno. Scrittore, politicamente impegnato nel Partito Comunista Italiano, se ne dissocia dopo i fatti d'Ungheria. Fra i suoi capolavori, la trilogia degli antenati, Le città invisibili, La giornata di uno scrutatore. Muore a Siena nel 1985. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà. Se ce n'è uno, è quello che è già qui. L'inferno che abbiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce fatale a molti, accettare l'inferno e diventarne parte, fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui. Cercare e saper riconoscere chi è cosa in mezzo all'inferno non è inferno, e farlo durare e dargli spazio. Tu hai scritto un romanzo che si chiama Il Visconte dimezzato.